Salve a tutti amanti delle storie e benvenuti in un nuovo video. Ho visto il ritorno di Mary Poppins e dobbiamo parlarne. Per la prima volta da quando ho iniziato a fare recensioni, vi porterò una recensione negativa più o meno, perché non penso che questo film sia da buttare, ma non mi ha entusiasmato più di tanto, diciamo, è un film un po' meh. Negli ultimi anni la Disney, non so se per mancanza di idee o per una questione meramente economica, ha deciso di fare dei remake, dei sequel, dei ripensamenti delle sue storie più famose. In generale, questo tipo di operazione mi piace, ma il più delle volte tende a deludere. Mi piace come idea il fatto di ripensare o di dare nuova forma, nuova vita ad un prodotto che magari si è molto amato, ma è molto facile in questi casi andare incontro a un lavoro poco riuscito o comunque che non soddisfi appieno le aspettative del pubblico. E penso che questo sia proprio il caso di Mary Poppins. Devo dire che le mie aspettative non erano altissime al riguardo, ero già preparata alla delusione, ma non parto mai troppo scoraggiata. Ho sempre una speranza che aleggia dentro di me di vedere comunque un buon prodotto. E metto le mani avanti, io penso che questo lo sia. Penso che sia un prodotto discreto di intrattenimento che sicuramente è molto appetibile per i più piccoli. Il problema, secondo me, è capire qual è l'intento di questa operazione. È quello di avvicinare i più piccoli a questa storia con una forma più accattivante e colorata, oppure andare a strizzare l'occhio ai fan originali puntando, diciamo, sull'effetto nostalgia? Secondo me, l'obiettivo appunto dell'operazione è di soddisfare entrambi i tipi di pubblico. Se però nell'intento di soddisfare i più piccoli, secondo me, riesce questo film, non è così tanto invece riuscito l'intento di soddisfare i fan originali. Dal mio punto di vista, infatti, si è seguita troppo la trama originale e si ripetono in modo troppo simile le situazioni originali. Ora non entrerò nel dettaglio perché questa è una recensione spoiler free. Ma ci sono moltissimi rimandi, la storia è veramente molto simile sia appunto nello sviluppo della trama sia proprio nei ruoli assunti dai vari personaggi. Le dinamiche, le situazioni, i personaggi tendono appunto ad essere estremamente simili agli originali. Questo seguire passo passo la storia originale però porta ad un risultato sbiadito e forzato che a mio avviso si sarebbe potuto evitare andando a creare qualcosa di nuovo invece di copiare semplicemente l'originale che secondo me è possibile da eguagliare in quanto a bellezza, originalità e impatto anche emotivo. Se infatti la trama di fondo, il motivo che porta Mary Poppins a tornare nella vita dei Banks è un motivo comunque forte, un motivo valido, lo svolgimento, diciamo, il modo in cui è presentato è prevedibile e stanco, in quanto appunto molto simile all'originale. Il tutto risulta essere appesantito dall'eccessiva presenza di canzoni anonime e dimenticabili. Sono degne di nota solo un paio di canzoni, entrambe legate alla figura della moglie di Michael, che è morta, questo non è uno spoiler perché appunto si evince già dal trailer, che ovviamente non compare mai nel film, ma è un'assenza fondamentale, è uno dei punti di forza maggiori del film. Per quanto riguarda invece la recitazione, secondo me è molto buona in generale di tutti i personaggi, Emily Blunt ha fatto un buon lavoro nel ricreare, diciamo, le attitudini di Mary Poppins e quindi nel dipingerla in modo abbastanza simile all'originale, anche se a volte risulta macchinosa e un po' finta, a mio avviso a causa della sceneggiatura, quindi il fatto di ripetere spesso le stesse frasi e le stesse situazioni ha tolto forza al personaggio, quindi non credo che il demerito sia dell'attrice, che secondo me è stata molto brava. Quindi nel complesso il film è un film carino, anche se secondo me troppo lungo e godibile soprattutto per chi non è cresciuto con la prima Mary Poppins. Questo perché per coloro che hanno amato il primo film, questo risulta un'evocazione troppo pesante del primo,
pur non essendo un remake, ma appunto un seguito. Per coloro che sono cresciuti con Mary Poppins, a mio avviso questa nuova pellicola risulta una semplice pallida imitazione. È un vero peccato perché il tipo di storia e il modo appunto in cui è pensata, quindi l'intervento di questa tata in situazioni familiari disagiate, permetteva appunto la presenza di un sequel anche strettamente connesso alla famiglia Banks, un sequel però vero e proprio, che in questo caso non c'è stato, non è riuscito appieno proprio perché non si è voluto usare con elementi di originalità, ma si è ripercorsa la strada originale. Quindi secondo me il prodotto era ben pensato originariamente, ma nel suo svolgimento si è un po' perso per strada. Il motivo che spinge Mary Poppins a tornare e quindi ad intervenire per salvare Michael, che è appunto il capofamiglia, come nel primo film avveniva che Mary Poppins era venuta a salvare il signor Banks e non certamente i figli, è un motivo valido e se nello svolgimento della trama ci fosse stata più originalità, secondo me sarebbe stato un ottimo prodotto e un ottimo sequel. Quindi consiglio di vederlo, sì, se non avete particolari pretese, quindi vedetelo ovviamente come quello che è, intrattenimento puro e semplice, se avete fratelli, sorelle, figli piccoli sicuramente apprezzeranno, ma non vi aspettate, diciamo, un capolavoro perché non lo è. È un vero peccato e ci dimostra, come ci hanno già dimostrato altre operazioni di questo tipo, che il pensare appunto un film, una pellicola o un prodotto in generale, contando esclusivamente sull'effetto nostalgia, non porta molto lontano e non porta risultati positivi nella maggior parte dei casi. In conclusione, quindi, il film è stato carino, visivamente molto accattivante, la musica non è niente di che, niente di particolarmente ispirato, e nel complesso è un prodotto che secondo me non coglie nel segno, non arriva dove voleva arrivare, ma è semplicemente un qualcosa di carino che secondo me non vale nemmeno la pena vedere al cinema. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete visto il film, se vi è piaciuto o meno, e così ne discutiamo. E per oggi è tutto e